un saluto da Incivile Urbano e un cambio d'abito da Tarta 4. Siamo scoppiati. No, mi sto cambiando, semplicemente questo. Perché non riesco più a giocare se non con questa tenuta professionale. Ecco. Sì, sì, vedo. Dunque, ragazzi, come va? Pausa settimanale finita, ci siamo ripresi dalla domenica. Inizia il lavoro, sì. Inizia il lavoro, la settimana lavorativa. La settimana siamo arrivati in ufficio. Abbiamo preso anche il caffè, il nostro lavoro. Sì, è il nostro lavoro, anche il nostro lavoro di seguire le tue paracche. Va bene, ragazzi, adesso andiamo a farci. Continuiamo la missione principale di Nier Automata. Anche se devo dire la verità, il pensiero su Dark Souls 3 è fisso nella mia, nel mio cervello. Proprio. E andiamo a. Adesso cosa si fa? Missione principale direttamente? Sì, nell'oceano. Nell'oceano Pacifico. Yes. Bene. È un'altra area del gioco che si sblocca dopo la questione dei robottini della aprirà tutta una serie di conseguenze anche per quanto riguarda il nostro carissimo 9S iPhone nuovo T9 sì, T9 e quindi, va bene, stiamo a vedere, prendiamo delle cose durante il cammino e ci avviamo verso questa missione quasi primaria. Scioglia, vedi? Pensate, l'Oceano Pacifico, anzi, si scioglia proprio qui. Sì. Tra l'altro lei poi, voglio dire, ora non è che scioglie con le pacche a no, terra. No, non mi va di rimarcare sempre la stessa cosa, ma diciamo il suo lato B bagnato è qualcosa di estremamente indescrivibile, corroborante, oserei anche definirlo. Sì, okay. Luccicante. Apriamoci queste cassettine. Dai, levati dalle palle 9S, per piacere. No, S sta sempre nel nostro fianco, lasciamolo stare. La cosa bella è che quando esplodiamo anche a 9S si levano i pantaloni. Anche a 9S. Non so a chi possa interessare la felicità la delle femminucce. Sì, vabbè, non è che c'ha questi due tronchi di gambe, sai. Però tipo, magari davanti. Un Jason Momoa, voglio dire. ma non si vede niente. Non si vede. Qua c'è vabbè, un punto schiattiamo. Di sì. I custodi del distributore. Sì. Bene. Recuperiamo tutti i bulloni, non caghiamo manco il distributore, tanto mica vogliamo salvare. Ragazzi, iniziato. Ma giusto un appello così pro forma a tutti. Seguiteci anche su Facebook, perché sta diventando interessante la cosa. Diventando, non so come la vedi tu o come la vedono ma gli altri. Io ancora io non ci la vedo, pure però. Va bene. Filmatino. Ok, filmatino qui. Cadono qui cosa esce? Un mautone? Sì, qua c'è una boss fight. Un grande bestione. C'è una boss fight interessante dal punto di vista dello spettacolo proprio. Sì. Città sommersa. E della mole del. Del nemico. Del nemico che andremo ad affrontare. E lo affronteremo con mezzi tecnologici. Innanzitutto il nostro robottino. Sempre. Che farà anche un video durante. Sì. Abbiamo ormai una collezione di video. La nostra velocità fotonica. Sì. E dov'è questo pecorone? Ci arriviamo piano. Anche perché dover procedere verso il luogo destinato. Okay. Picchiamo qualcuno sulla strada, attenzione alle bolle. Sì, vabbè, questi poi sono i soliti base. Sì. Per altezza quasi. Sì, facciamo fuori giusto questi quattro che si trovano proprio per strada sul nostro cammino. Ah, tra le altre cose, vabbè, poi a fine puntata ve lo faccio vedere, ragazzi. Sì, qui si troverà il terzo pod in una modalità simpatica pure. Sì, il terzo robottino. Terzo robottino, che è anche il più forte a mio modo di vedere le cose. Perché spara il laser. Spara il laser. E quindi acchiappa verde e secco. Quindi il primo mitragliatrice, il secondo missili, il terzo laser. Non c'è un quarto però. No, tre ne sono. Però si possono anche potenziare. Quindi sono potenziati. Hai voglia di sfogare la tua mania di grandezza. Ecco. Ho capito. Ok, recuperiamo questi metanoli. Recuperiamo altri due nemicini. Li facciamo fuori come al solito. In maniera anche celere. E proseguiamo. C'è un po' di robottini sparsi qua e là. E noi sui tetti di questa grande città sommersa ormai. Comunque, anche mentre, un po' cadente. Mentre martello questi cosettini qui, volevo dire una cosa in generale, ragazzi, che ho letto un po' su internet così. Sì. Pare che si stia o si sia già scatenata un attimino una guerra. Una guerra? Una
una polemica la quale tra chi dice che Nier Automata è un capolavoro assoluto e chi invece sostiene che sia una merda totale. Una bella cagata. Ma questo allora, è normale, vabbè, come tutto nella vita. Però, raga, io voglio dire veramente la mia, al di là che ne sono entusiasta del gioco e l'ho più volte esternato il modo la sì. cosa. Ma poi? Perché non capisco il perché di alcune critiche, cioè tutti a dire che la grafica è così, il comparto tecnico lascia un po' perplessi, le missioni. Sì, ma ragazzi, ma non è che un gioco deve essere perfetto in ogni sua esternazione, sì. ecco, manifestazione per essere considerato un gioco sì, da nove. In ogni per suo me, aspetto. Esatto, per me questo gioco vale perché ciò che racconta lascia comunque coinvolti anche a posteriori rispetto sì. a quello che poi è il gameplay. Che pur essendo di livello, secondo me lascia un po' perplessi. Eh sì, un po' perplessi. Ma tutto sommato, ecco, alla fine del concetto, sì. per me vale veramente quei voti che ha preso. Cioè, per me questo è un gioco da almeno 8,5, diciamo anche 9, per il mio gusto personale. Poi, vabbè, sì. chiaramente anche il gusto del giocatore. Vabbè, poi i gusti sono tanti, milioni di milioni. I gusti di... dunque ci siamo quasi sì. Perché non sta partendo il filmato? Che c'è ancora qualcuno da ammazzare qui? Può darsi che qualcuno si sia nascosto nei meandri di qualche roccia. Sì, vedo una. Credo ci che parla sia anche l'ultimo. T9. Quindi, ecco qua, il computer sì. sta iniziando computer a trasmettere in HD. La nostra qua. Signorina dalla Luna. Sì. Uno sciame di biomacchine, ragazzi, ci siamo quasi, eh? Uno sciame di biomacchine, sì. stanno arrivando verso di noi? Sì. Ce l'hanno con noi, bro. Non con noi, con un convoglio che doveva partire eccoli. Con dei rifornimenti della Luna, per la Luna. E quindi a noi ci arrivano le macchine. Eccoli qua. Giuste per... Ah, le macchine per arrivare... No, per andare a mazzoliare. Per andare a mazzoliare. Va bene. Ok, quindi prendiamo i prendiamo nostri il taxi. Entriamo e si parte, ragazzi. Si dai. Parte. E inizia una bella fase. Sì, è bellissima, bellissima. Questa è sempre una di quelle fasi che a me mi ha fatto piace. Abbiamo fatto fuori la navicella spaziale. Sì, sì, e non è finita qui perché non è finita adesso qui guarda... perché adesso si innalza qualcosa. Che cos'è? È un bestio. Un bestione? Sì. È sempre quello, cioè la difficoltà
è un po' demandata a quella alla capacità del giocatore, nel senso che se tu vuoi mettere la difficoltà difficile, magari ti risulta anche un po' impegnativo. È una vita però... più breve. Sì. No, fanno più male loro. Fanno a loro più male. Sì. Però a noi ci interessa adesso andare avanti nel gioco, perché quello che è importante, quello che veramente trasmette qualcosa. Quanta gente. È la storia in sé. Comunque andiamo avanti, dobbiamo sfracellare questo coso. Sfracelliamoli tutti, signori, un boss molto complesso. Stiamo ruotando proprio intorno al boss. Sì. E dobbiamo colpire quella luce gialla lì sull'estrema destra, scansando pallottole di adesivi. Sì. E mostri vari, sembra proprio quella fase dei giochi anni 90 in cui c'era però il momento bonus dove ti facevano la famosa strage. La strage. Esatto, non mi viene via. Ma proprio la strage. E poi questo nome deriva dal fatto che quelle si chiamavano Challenge Stage. Sì. E quindi da lì veniva fuori che era la strage. Bellissimo. Mamma mia, ragazzi, quanti ricordi. E quindi c'era questa strage. Con quelle belle 200 lire con cui dove arrivano proprio le flotte ordinate tutti insieme. Sì. Bella storia. Ci ricordiamo Xenon 2 Mega Ibris, ma anche Gyrus. Gyrus è il classico proprio del cabinato. Proprio che lo ruotava tutto il pianeta intorno all'astronavicella. E poi l'astronave arrivava sul pianeta era fantastico. Era stupendo, era una cosa che non stava da nessuna parte. Punto, se non io ci ho sognato su quel gioco. Va bene, andiamo avanti. Vabbè, qui c'è un attacco simile. Tante palle che però seguono un percorso ben preciso. Se poi li metti al centro e spari tutte le rosa, quelle si spartogliano. Perfetto, e questo muore è un po' scemotto. Ricordiamo che spartogliarsi significa dividersi, diradarsi. Disgregarsi. Esattamente. Allora, prima semifase completata. Sì. Prepararsi per l'attacco laser. Ah, ancora un'altra fase. E questo è l'attacco laser che però... Che riceve una benedizione dall'alto. Benedizione divina. Divina. E adesso entra in un'altra fase. Non ha accusato un cazzo, perfetto. Perché è protetta da un'altra barriera elettromagnetica. Per cui quindi ancora un po' di gentaglia di contorno prima. Dobbiamo sfasciare tutto l'elettromagnetismo. Ecco, il filmato parte, arriva un altro, un terzo. Arrivano altri amici di supporto. Sempre amici del boss. No, sono nostri amici. Ah, sono nostri amici, il terzo. Adesso arriva questa squadra particolare che dice ce la vediamo noi, fanno un po' gli sboroni, i pagliacci, i clown e poi finiscono tanti, tutti però, quanti. Faranno alla fine dei tricchi tracca. È una squadra professionale questa. Sì, la squadra di pulizia professionale. Che poi... Sì, è una bella pulizia e alla fine non si capisce, questo robot muore oppure resuscita e continua a vivere ancora. Ecco, abbiamo finito. Ecco qua. Dobbiamo fare una cosa importante. Sarebbe? Guarda qui, c'è un bel cannuolo alla siciliana qui che noi dobbiamo utilizzare per dargli la botta sparare, finale. Esatto, una botta a muro, un paio di botte, nella mocca precisa, ragazzi. Quindi si zoom anche. No, questa è la tua. Il tempo. Perfetto, dobbiamo prendere bene le misure. Questo sarebbe in faccia proprio, sarebbe l'ideale. Sì, invece noi sotto la vavera. Infatti ho sbagliato. Infatti hai proprio lanciato un missile e una chiave. Ma perché non si apre bene la mucca? Non si apre bene la bocca. Un po' più in alto potresti provare. Ecco, lì per esempio. Preciso. Ecco, adesso, vedi? Aperto uno, la due, bocca. Vai, e ora. Noi siluro ecco nella qua, bocca. Bello, proprio, preciso. Vabbè, con molta calma si fa questo boss. Altro pure in più così. Sì, tanto per regalare non è che voglio dire, lui funzioni non capisco definite. Le sue reazioni. Ah, noi no, lui apre la bocca e noi colpiamo lì. Ho capito. Preciso proprio. Semplicemente. Senza... Sì. Niente di che. Lui apre la bocca e noi spariamo. Ecco come. Vai. Sono difficoltà. Benissimo. Colpo finale. Tre cannonate alla fine. Sì. E questa volta mi sa che è quella definitiva. T9, sempre al nostro fianco, che guarda con noi. Disgregarsi di questo grande boss che adesso se ne va con la bocca in fiamme. No. Ricordati che siamo sempre in un gioco di stampo giapponese, quindi ancora ritorna. Perché adesso si alza all'erta, in vedi? Piedi, adesso si versione alza in piedi con qualcosina in più. Ecco, innanzitutto ha spento tutta l'impresa di pulizia.
ma il nostro T9 ci salva, ci con salva. Uno scudo elettrofotonico. Guarda, va. Ce ne dobbiamo andare. T9 come ci sta vicino, come ci protegge anche. È innamorato. Qua una bella mano, bella manata che ci sbatte via lontano. Sì. Direttamente nei robot ci sbatte. Sì, vedi, ci hanno aiutato quei robot che noi abbiamo a nostra volta, esatto, aiutato nelle puntate scorse. Quindi sì, ci hanno salvati il colo. Eh sì, in effetti ce l'hanno proprio salvato. Quindi adesso in piedi il boss. Sì, e sulla fascia destra scorrono, sì, questi grappoli d'uva. Sì, sì, piovono dal cielo. Noi ovviamente senza pudore. Noi smantelliamo tutto e poi ci dedicheremo un po' al boss appena sarà possibile. Sì, sì. Mi sembra proprio questo sia il momento giusto. No, arrivano altri. Se ne va proprio. C'è un'idea, c'è un'idea, bella idea. Una bella idea, idea. Ci lascia da soli. Che eroe. No, adesso lo so, è andato a prendere la rotonda. Bravo, lì per fare manovra e tornare qui e darci una mano. È andato a prendere la spada di qualcosa. Sì, a prendere una spada. Va bene, ragazzi, noi dobbiamo solo resistere finché resistere, non attua finché il suo piano. T9 non torna, sì, qui. Va bene, e ormai quindi ammazione. Quello è proprio un correttore automatico, sì, sì, proprio T9. Proprio il correttore dei telefoni, degli smartphone. Ok. Però penso anche che basti, ragazzini, cioè, sì, infatti, state un po' pure qui c'è un'altra strage. Facciamo un po' di c'è un'altra fase strage e noi siamo questa bellissima bomba anche, sì, da vedere. Oltre al fatto, okay, che fa veramente male. Arriva, sì, un'altra marmaglia. Ah, adesso dobbiamo scassare l'altro reattore, sì, per permettere appunto al T9 questo, quanti di correggere. Questo reattore poi tra l'altro dove ce l'ha questo reattore? Nel colo, vedi? Nel colo? Sì. Perfetto, quindi noi distruggiamo il reattore, che è bello potente. Tra l'altro vogliamo dire colpi. Anche una piccola cosa su tutto pure l'universo di Nier, ragazzi, visto che ci tengo a precisare alcune cose, magari voi potete recuperare qualche informazione andando, sì, a rivedere qualche cosa del passato, qualche gioco appunto di Yoko Taro, che è il creatore di Nier appunto, cioè tutto l'universo di Nier parte da un gioco che si chiama Drakengard, se non vado errato, sì, e si sviluppa poi nel Nier originale, che non sono questi ultimi due dei grandissimi giochi, ma che comunque danno vita a tutto un universo di roba che si estende anche a cose fatte al di là della sua carriera di creatore di videogiochi. Quindi è tutta, insomma, una bella roba per chi, sì, è fan di Yoko Taro, chiaramente. Ma che di che gioco si tratta? Più o meno uguale. Sono degli RPG di stampo fantasy, mafioso, sì, di stampo fantasy futuristico, ecco, che introducono tutta un'ambientazione. Oh, che grappoloni, sì, grappoloni che lancia questo. Questo era quello che volevo dire, ragazzi, sì, quindi casomai vi venisse la voglia di andare a recuperare qualche cosa di Yoko Taro, non ci perdete Yoko Taro. Non ci perdete la camminata, perché sono comunque dei giochi che hanno una loro nicchia di pubblico, che questo comunque è consistente. Va, sì, bene, ragazzi, perfetto, questo era quanto vi volevo suggerire. Questo era l'ultimo, c'è un'altra fasetta, eccola lì, l'ultimo reattore, due reattori ancora? No, non penso che li dobbiamo, non mi ricordo se li dobbiamo picchiare tutti, ma non credo. Sono tanti i reattori, forse questo reattore centrale. Oh, bocca. Questo però intanto gli ha uno schiaffo. Infatti, la sua lentezza comunque ci ha colpito. E continua, signori, la tiritera. Sì. Sparacchiando questi piccoli nemici che subentrano da ogni lato ormai, ma li sappiamo gestire, sì, con vabbè, tranquillità, quando poi escono un paio alla volta, figurati, come vedete sono un po' innocui botte. Poi comunque si tratta sempre di queste bolle da scansare, sì, bolla bianca, diciamo, bolla rossa. No, sparano un po' pure a tutti, sì, perché non mi piace. E adesso la telecamera inizierà a ruotare, ci porterà verso, speriamo, l'ultimo nucleo da distruggere, altrimenti dura una giornata combattere contro questo boss pure lento. Poi, sì, sì, che guardate qua. Vabbè, adesso ci giriamo, ripassiamo.
remake di Turricane. Te lo ricordi Turricane? Me lo spero ricordo. Che non facciano una boiata come quella che hanno fatto con Shadow of the Beast. Sì, è un altro grande classico. Mamma mia, che io aspettavo veramente con giochi ansia, che ci hanno fatto sognare. Ma io non giudico mai i videogiochi da quello che si dice in giro su internet, però con Shadow of the Beast devo dire mi hanno fatto passare la voglia di comprarlo, ecco, perché comunque troppe recensioni negative. Quindi vabbè, ho capito, quindi speriamo che se si fa questo Turricane già faccia. Era bello Turricane, era fantastico. Quindi incastrato nel raggio automatico, bisognerebbe solo migliorarlo graficamente, anche se era accettabile per quei tempi. Per quei tempi era proprio il futuro, era futuro, un po' come l'acqua, no? L'acqua sì. È sempre il futuro, ricordiamolo. Ah, signori, okay. Questo boss un po' monotono, perché sì, vabbè, monotono, non è pericoloso. Allora, mo ti spiego, non è che siamo, il discorso è che giustamente tu ci diverti giocando. Sì. Raccontarlo un po', sì, perché alla fine questo, vediamo, grappoli, ci attacca e cioè mezz'ora con i nostri raggetti, con le nostre piccole mitragliatrici. Perciò ci vuole il pod con laser, perché il pod ci con vuole laser, il pod con, infatti, si salda dentro il robot grande e spara il laser, quindi speriamo infatti di trovare presto, ma ce lo danno adesso questo pod? Sì, lo prendiamo. No, adesso lo prendiamo. Lo prendiamo subito, sì. Ce lo regala il boss. Ecco qua, no, scoppiato l'ultimo motore. Okay, sto parte scherzando. Il conto alla rovescia. Parte il conto 3, alla 2, rovescia. 1, 0, vediamo che scoppia. Succede. Vai, ecco, il missile culo, definitivo, vedi? Questo. Sì. Si vede proprio dalla faccia, lo scoppio finale. È generale proprio. È grande scoppio. Wow. Infatti noi siamo travolti dall'onda d'urto e guardiamo un filmato. No, al call center. Non arriva il segnale, no, signori. È perché le radiazioni atomiche. Poi voi volete vendere il vostro prodotto e perdete un segnale. Che giustamente gli abbonati non vi pagano più. Cattiva pubblicità. Questa è la signorina proprio che vedi sta a dire: non sì. Azzardatevi a perdere il collegamento, perché se no. Infatti, perché altrimenti rischiate di fare una figuraccia. E beh, è finito tutto? Finita l'epopea. Adesso sì. Si passa in uno. Ma in che senso è finito? Adesso si passa in una nuova fase. No, abbiamo distrutto il boss. Alla base lunare non arriva il segnale più dei membri Iora, perché le radiazioni impediscono il collegamento. Noi ci svegliamo per terra, ma con grossa delusione. Il nostro sgomento, quello che ci manca proprio dopo questa boss fight, è il nostro amico 9S. Ah. Soprattutto con la gonna. Siamo respawnati. Sì. Questo è grave. Questo è gravissimo. Ok. Vabbè, è 9S. Adesso. Cioè, io lo so che fine ha fatto. Noi non lo sappiamo. Al momento che cosa sia successo. Io non lo so, infatti. Questo mi incuriosisce. Sì. Perché 9S, 9T, T9, sono sempre al nostro fianco. Ed è strano. Intanto guarda com'è grande. Sarà successo qualcosa di grave. Sì. Guardiamoci un po' di TV. Quella grossa biomacchina ha attaccato tutto, ha scassato e quindi è cessato. Vabbè. 8 ore sono passate. Sì. 8 ore. Giacchi elettromagnetici. Siamo da soli. E intanto il call center funziona nei nostri confronti. Inquadratura. Io le adoro sempre. Degna da Oscar proprio. Sì. E ci manca. Iniziamo a sentire un po' la mancanza di T9. Ok, il segnale conferma che è vivo. È vivo, perfetto. Invia subito una richiesta al comandante per avviare le ricerche. Noi adesso, ragazzi, ci andiamo a saltellando, prendere il pod, ragazzi. Ah, il pod. Ecco qua, esatto. Dove c'è questa cascata appena dopo lo scontro con il boss. Sì. Non so se si può fare prima, io l'ho fatto sempre dopo, quindi penso che funzioni. Qui c'è il pod, ti devi buttare giù. Innanzitutto dobbiamo pescare. Pescare, sì. Beh, un buon punto per pescare, proprio vicino alla cascata. Lanciamo il nostro pod e come appena lo vediamo immergersi nell'acqua, che non si vede manco tanto, premiamo la X e gli facciamo recuperare l'oggetto. Ecco, tipo adesso. Eccolo qua, ragazzi. Ha recuperato un po' il pod, bagnato, fresco, ma funzionante. Funzionante, vedi? Il proprietario ha buttato questo pod, si deve resettare perché sennò non funziona. Come lo resettiamo? Direttamente lo possiamo loro fare? Se lo vedono sempre tra di loro. O dobbiamo se lo vedono tra di loro il numero verde. Ecco qua, questo è quello con la mitragliatrice e noi passiamo a quello con il laser, ragazzi. Ah, ecco qua. Vedi, bello sistemato. Sembra per una bene. Fune.
Sì, infatti. Adesso dobbiamo andare a recuperare il nostro amico 9S, ragazzi, ma comunque in ogni caso io comincerei anche a salutarvi. Sì, lo recuperiamo poi nella prossima puntata, 9S. Sì, 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 ci andiamo a fare un vari giri bisogna fare per sì andare a prendere 9S, il nostro vabbè amichetto del cuore. Sì, e prendiamo un po' di cose. Mi avvio giusto al punto di salvataggio per far sì che sì, tutto andiamo proceda per il verso esatto. Giusto. Sì. Salviamo. Qua potete anche parlarci con qualcuno di questi qua a terra, ragazzi, perché saranno uno, un paio di loro sono pure vivi e vi daranno delle informazioni. Mm-hmm. Ma noi adesso andiamo imperterriti al punto di save. Sì. Scassando pure. Guarda, ma è bello, guarda, ma è figo, guarda. Laser massiccio e laser fine. Laser proprio fine, nel fine, senso che fine decreta la morte di ogni cosa che lo attraversa. Va bene. In effetti. E poi continuo. Sì, sì, sì. Si ferma mai diretto e ho capito, senza ricaricarsi. Tu ce l'hai proprio fisso questo sì raggio laser. Sì. E poi c'è il raggio laser pecorone, il pecoro, quello esatto, là che si ricarica, si però tanto. Quindi perfetto. Va mi bene, sembra ragazzi una buona. Che si sono respawnati pure i cosi che cosa? Vabbè. Sono respawnati questi tipetti qui vicino al distributore. Facciamo un'ultima pulizia prima di lasciarci. Eh sì. Prendiamo gli ultimi bulloni residui di questa avventura e diamoci appuntamento al più presto. Sì, proprio prestissimo. I nostri schermi. Un saluto da Incivile Urbano e un abbraccio da Arta 4.